Ballata, ma questo sicuramente sarà un tema tattico importante per il Parma. Tanto Melandri prova ad appoggiare, pallone che arriva a Vignali, bravissimo a tenerlo buono ancora Vignali, entra in area di rigore, il tocco dentro e il gol, lo abbiamo chiamato fin dall'inizio, è lui, è Eyüp Baray, 1-0 Parma. È un Parma che è partito fortissimo, si è visto subito dalle prime... ...senza di andare a segnare la sua doppietta personale, il 5-0 per il Parma, ancora un recupero palla però... Ancora Sereni, lo scarico per Corapi che va col sinistro ribattuto, poi dentro il pallone per Baray, tocco sotto, è un gol bellissimo, il Baray la trova così la sua doppietta. Sì, ogni volta che la palla ormai entra in area di rigore dietro la linea difensiva è un'occasione da gol. Italia, sicuramente morbido il tentativo di sinistra, attenzione adesso alla ripartenza da parte del Parma, Baray vince il rimpallo, Baray 1 contro 1, Baray ed è l'1-0, 17 sul cronometro, Eyüp Baray, il Parma in vantaggio. Straordinaria giocata di Longobardi che pesca benissimo. Un po' sorpresa, tutti pensavano che giocava Camarà, invece Campedelli ha scelto Fioretti e fino adesso la scelta è stata azzeccata. Longobardi, la sponda è buona per Baray che si muove tra le linee, Eyüp Baray è un gol bellissimo, la doppietta di Eyüp Baray fuori categoria, Parma di nuovo in vantaggio. Direi chapeau per questo ragazzo che prende palla. Era molto più vicino Ruggiero che ha lasciato correre. Eccolo Giorgino in possesso palla, il tocco dentro per Longobardi, Baray ed è un altro splendido gol, quello di Eyüp Baray, 4-1, tripletta per il senegalese. Mi sembra di essere non in Serie D, sinceramente si alza, però anche nel primo tempo ha dimostrato che se ha la possibilità di calciare in porta non ci penso due volte. Bravissimo qui il tocco di Baray in profondità per l'inserimento da parte del tentativo di Lauria e poi Baray e il Parma è avanti 2-0, Eyüp Baray è sempre lui. La semplificazione del calcio, una sponda. Ancora Busetto, la profondità a cercare Castellani, era andato alle sue spalle Pera per cercare di sfruttare la spizzata che però non è arrivata. Ancora Corapi a cercare Baray, questo è un buon pallone, attenzione Baray solo davanti alla porta vuota, Eyüp Baray 3-0, 37 sul cronometro in questo secondo tempo, 8 gol in stagione per Eyüp Baray e Parma 3 del Tarovigo 0. Per Lucarelli che trova uno più anziano di lui. Sì, che non è facile, vince Innocenti. Posizione regolare per Eyüp Baray, attenzione, solo davanti a Iglio, Baray un dribbling, Eyüp Baray e sono 3 e soprattutto sono 9 in stagione, Eyüp Baray. Questo deve fare questo ragazzo. Con molta facilità, perché comunque le geometrie sono perfette, però non c'è neanche molto pressing da parte del Bellari. Attenzione adesso a Baray dentro l'area di rigore, può dribblarne uno, due, ancora Baray si appresta a calciare, Baray, Eyüp Baray e sono 10 in stagione e il Parma è avanti di 2 gol. Questo è un giocatore che tutti i giorni non la tocca benissimo ma riesce in qualche modo a favorire il pallone verso Miglietta. Ora riparte il Parma con Corapi, dall'altra parte c'è Baray, ecco il pallone per Eyüp Baray che riesce a salire su Bertoldi, tenere palla, ancora Baray, in mezzo a tre, Baray col sinistro! Ma che gol di Eyüp Baray ed è 2-0 per il Parma, il sinistro a giro di Baray. Alla fine recupera Lucarelli, che può allargare il gioco su Melandri. Tiene palla però il capitano del Parma, ancora lui, va con un tunnel dentro l'area di rigore, il pallone dentro, Eyüp Baray, ma che azione di Lucarelli, 1-0, il Parma avanti, 29 i minuti di gioco, 13 i gol di Baray in questo... Eccolo Giorgino, Corapi allarga senza guardare perché lì c'è Messina, che va adesso al cross a cercare Melandri sul primo palo, Corapi, Baray, l'appoggio di Baray ed è 3-0 per il Parma, tutto troppo facile. 44 sul cronometro, 14 gol in stagione per Eyüp. È molto attenta con i due centrali e con le diagonali dei due esterni.
adesso Habibi, sempre molto sicuro con i piedi, qui però è troppo statico Gritti, allora gli soffia il pallone Melandri che entra in area di rigore, buono il controllo, Melandri dentro, Baraj, Yves Baraj, il Parma è avanti 2-0, 37 sul cronometro, il quindicesimo. Pallone ancora sul primo palo da parte di Miglietta, questa volta ha capito tutto la squadra di Mattiazzi, Caccioli in anticipo, Ricci allarga bene sulla sinistra, poi Baraj dentro l'area di rigore, attenzione al movimento di Baraj, un dribbling, un altro dribbling, ancora Baraj col destro, che gol di Baraj, l'esultanza del marinaio, 16 stagione, Parma 3, Clodiense 0, un gol. Vede l'inserimento di Simonetti, pallone che si ferma, non lo capiscono i giocatori della Ribella, attenzione Musetti, Musetti dentro l'area di rigore, Musetti cerca il cross per Baraj, che risponde così all'ammonizione. Yves Baraj, il cappellino e la maschera del Parma, perché Carnevale tira immediatamente con Corapi, ancora Miglietta, largo per Lucarelli, sale il capitano tra le linee per Longobardi d'esterno, buono il tocco verso Ricci che cerca di proteggere, poi non ha un buon aggancio, allora recupera su di lui, ma il pallone è buono per Corapi, area di rigore, Corapi, la scivolata di Biagini, il colpo di testa di Baraj, e sono 18 in stagione, il Baraj porta avanti il Parma al 20° minuto di gioco. Longobardi, buona la rovesciata da parte di Marmiroli, un po' meno Ubakent, poi Corapi si allunga il pallone, recupera palla a Castelfranco, adesso con il tentativo da parte di Biagini che è salito e ha lasciato un po' sguarnita la propria difesa, tant'è che ne approfitta Longobardi, può entrare in area di rigore, Longobardi sul primo palo, colpisce in faccia il Baraj che fa doppietta e fa 2-0 e fa 19 in stagione.